caffè, con un po' di humor. Fumo dalle orecchie, fuoco dal naso. Mamma mia, faccio un casino, mi faccio. Ho riavviato tutto, ho preferito riavviare tutto, così. Tagliamo a testa al toro. OBS mi fa sto scherzo adesso, oggi pomeriggio mi fa, ma me l'ha fatto un paio di volte già. Non tiene la connessione, si disconnette. Poi quando io vado a riavviare per chiuderlo, si blocca, si frizza. Quindi io devo riavviare OBS, devo chiudere il processo. Quindi ho riavviato tutto, vediamo come va. Non mi dispiace che sei arrivato tu, è successa l'ennesima caciara. Mo sti tre quarti d'ora io li vorrei fare come si deve. Oh, mamma mia. Poi vado a vedere che perché io poi io lo so perché. Perché io stamattina ho toccato qualche cazzo per fare la prova. Non gli poi tocca un capello OBS. Gli rode subito il culo. Incredibile. Comunque, ci siamo. Boh, fino alle 6. Se, no, se ricasca, lo vanno a fanculo, ve lo dico subito. Lo so, pensa a me. Capito? Dicevamo, nonne, non dire a Salva il gioco che hai sgamato che dovrò portare non la prossima, ma fra 2 settimane. Perché non se lo ricorda, glielo ho pure detto. Quindi non glielo dire. Eccomi, sì, Salva, ho riavviato tutto e va con qui. Riavviato tutto il PC, capito? Ma come diceva nonne, OBS oggi sta fai nei meriti. Il problema è OBS. Comprerò l'area e ti farò sapere quando sarà sicuro entrare. No, connessione oggi c'entra un cazzo. Ma posso via la connessione oggi. Quell'affare si muove troppo, non riesco ad agganciarlo. Ma che formato, questo è matto. Per colpa di OBS formato un PC che va come. Vabbè, stavo a dire una cosa blasfema, però va benissimo. Non c'è nessun problema il mio PC, tranne che. Quando aggiorni o tocchi le impostazioni di OBS, lo devi lasciare come funziona, niente da fare. Perché poi se poi lo rimetti a posto come stava prima, lui si ricorda che l'hai toccato e quindi ero del culo. È incredibile. Scherzo io a parte, però purtroppo che tu fa. Se ci fosse una roba a pagamento uno pure ci potrebbe pensare, capito? Vabbè un piso. Sono troppo emozionato, aspetto pazientemente queste 2 settimane. Ci sono truppe della milizia. Sì, sì, ho detto due perché potrebbero essere pure. No, la prossima che è? Ti faccio sapere quando l'area è sicura. Eh sì, la seconda settimana di giugno, quindi è una settimana sola di aspettare il paradiso. Invece sì, Jim. Barbara non vorrebbe che ti facessi ammazzare. Sarò da te un minuto dopo aver finito. Capito? Un secondo. Guarda, l'ha lasciato in macchina, Gordon, ma guarda che sei proprio per peggio, sei io. Io pure sono emozionato, nonne, perché poi ho fatto delle prove anche stamattina che sono quelle che sicuramente hanno fatto girare il cazzo OBS, non è sicuro, no? Entrare con i miliziani sul tetto della torre dell'orologio. Ma non è sicuro di che? Stiamo lassù, ma come cazzo ti viene in mente di che non è sicuro? Cioè, guarda dove sto io, guarda dove stanno quelli. Come hai mai incontrato il boss? Chi lo spaventa passeri? Una sola volta, per me basta e avanza. Vabbè, famo come dice lui, è lui il boss. Pazza, come scende le corsa. Sai, sono semplicemente entrato. Forse pensava di essere al sicuro. Hanno sentito i rumori. Nessuno. Già nessuno qua. Quanti sono? Solo tre. No, col cazzo sono solo tre. Che? Ho paura del nuovo Spider-Man. Perché dici? Medico! Serve un medico! Ecco il medico che diceva Luca prima. Perché ti fa paura? A me non mi è sembrato bruttissimo. A parte il fatto che io Maestro Morales non è che lo sopporto tanto, ma quello è un problema mio perché sono troppo vecchio. Pensi che sia Batman? Sembra il suo sti. Sono troppo sta vecchio. Con noi. Cavoli. Però sapevo non mi pareva bruttissimo. Cioè, una cosa brutta, no? Ah! Di che? Come lo rubi il po'? Cioè, in che senso? Ah, sti cazzi, tanto attento arriva in tasca la vita. Cazzo ti prego. Basta che ci giochi, te.
ti diverte, godi, cioè, che te frega. Ma poi non credo, non credo, veramente Zelda è veramente una roba proprio. Poi bisogna vedere, Jim, area per carità. Nella anche perché mi sa che Spider-Man non esce, mica si sa ancora. Notevole. Quindi Zelda esce nel 2023, fretta, diciamo che ce l'hai quasi in banca, no? Quasi. Sì, si sa, allora lo so, io sono rincoglionito. In autunno, ah ok, allora sto di un sacco di cazzate oggi. Levi VOD dopo, basta. Sto di tutte cazzate. Ma perché tra virgolette, sconvolto dall'irregolarità di sto stream, di sta live. Mi sta prendendo a girare il cazzo in un modo impressionante. Questo è il delirio, perché lui non è così qua, no? Qui è Colin, sei di nuovo tu? Sono Magara, domanda cara, chiave. Dolce gramma! Così è come è diventata la paralitica. Barbara. Aspetta, svenire allora. Che ti è cascato tutto per casa? Quanto vale. Flash? Flashback. Sul cappello il gioco c'è scritto aspetta flashback. Che torni a casa tuo padre. Fantastico. Sarà un rimbordo per tutto questo flashback. Macello. Questo è un tocco raffinatissimo. Che te devo dire? Niente, che te la pinza coccia. Oppure vai a fare spesa con le buste di tela. Te la porti da casa. Certo, poi se te ne servono 40, ti hanno in giro tipo Circo Medrano. Però vabbè. Bruciore di stomaco? Prendila, Batmamina. This is what happens when you drug your friends. Questo succede quando trascini i tuoi amici in questo piccolo, pazzo, nostro gioco. Tradotto un po' a cazzo di cane, però quello è. Dove sta Barbara? Non c'è stato. Non c'è nulla come un gran bel tuffo del passato. Batman? Ma dove stai, sì? E ora un posto in prima fila al grande evento. Come se il vecchio Jim Gordon non ne avesse passate abbastanza. Prima un giovane e piacente maniaco gli paralizza la figlia. E ora non si dà pace per il suo rapimento. Dovresti dirgli che è tutta colpa tua, Batman. Sono certo che capirebbe. Come dire, no? Non è che tu abbia fatto ammazzare sua figlia. Almeno, non ancora, comunque. Ma la notte è ancora giovane. E quello è il problema. La notte è ancora giovane. Te l'aveva portato, ma gli è caduto proprio dalle buste troppo sottili, Salva, per quello non te l'ha potuto portare più. Hai capito? Prendi la sedia a Rottweiler. Oddio, no. Ups. C'è di tutto, dietro tutto questo. Non è colpa tua, Jim. Certo che sì. Crane l'ha fatto per arrivare a me. Dovevo essere qui. C'è una cosa che devo mostrarti. Non adesso. Non abbiamo tempo, lei non è come noi. Identità confermata. Bello il dettaglio del trucco sugli occhi. Fermo restando che se facesse la maschera senza muovere degli occhi sarebbe buono. Lei è forte, Jim. Più forte di quanto pensi. Non gli portarci da ogni voleva proprio. Lavora per te. Ops. È tutta colpa tua. Io la troverò. È la mia famiglia. Mia figlia. È tutto quello che ho. Non avrei dovuto fidarmi di te. Mai! Il Batfone. Me la caverò da solo.
larga dalla mia famiglia. Porca miseria. Povero Batman, gli ha fatto molto male. Gli ha fatto male dentro, secondo me. Quello sì, è il cazzotto, è una carezza d'affetto quella. Brutto vecchio, non capisci un cazzo. È andata piuttosto bene, tutto sommato. Certo, io non gliel'avrei detto, ma è per questo che è così liberatorio essere me. Le cose si faranno interessanti. Ma sti manici a che servono qua? Per levarselo. Ta ta. Te levi dal cazzo. Devo scoprire cosa è successo a Barbara. Si sono coperti disattivando la videosorveglianza della torre dell'orologio. Se penetrassi la videosorveglianza municipale, poi potrei monitorare tutti gli accessi all'edificio. Se penetrassi la videosorvegliante municipale. Non mi piace. Devo scoprire chi ha rapito Barbara e come la stanno trasportando. No, non funzionerà. Devo scoprire come hanno rapito Barbara. Dammi tempo, no? Au? Come te la sei presa? Bombe a mano e schegge di granata, no? Come te la sei presa? Se si vedesse il movimento che sto a fare con la mano sarebbe alquanto... non twitchabile. Per far avanzare sto coso. Qui non c'è nulla che mi dica come hanno rapito Barbara o chi sia stato. Concentrati. Ma come devo non scoprire lo so chi ha rapito Barbara e come. Qui non c'è nulla che mi dica come hanno rapito Barbara o chi sia stato. No, non funzionerà. Devo scoprire come hanno rapito Barbara. Non interrompi il cazzo, amico mio. Non mi piace. Devo scoprire chi ha rapito Barbara e come la stanno trasportando. Concentrati. Non ne ho idea. Io non ne ho idea. Nome nomen. E come? Boh. Qui non c'è nulla che mi dica. Io vado sempre sul classico quando me la mangio fuori. Quando me la faccio per me, magari vado con più. Come si dice? Con più notizie. No. Sì, con non più funzionerà. Notizie. Devo scoprire come. Con più fantasia, però, diciamo, in casa. Quando vado fuori, Margherita, secondo me, è la scelta più. Concentrati. Più facile. Devo no? scoprire chi ha rapito Barbara e come. No, ma devo rimandare indietro, pensa un po'. Da allora devo provare un altro quadrante, perché questa mi fa solo a botte. Capo, siamo qui. Eccola qua. Quello è il cavaliere di Arkham, a Barbara. Devo confermare in quale auto la tengono. Devo ribaltare il risultato. Là, ecco il mezzo con cui hanno portato via Barbara. Gli pneumatici sono Amertech D60. Programmerò la Batmobile affinché rilevi il disegno del battistrada. Mi condurrà da loro. Sì. Ma che cazzo sta lì? Ma manco nel Camer Trophy la ritrovi una macchina così. Adesso che ci penso? Come sapeva Crane di dover cercare la tua assistente? Che genialità! Quando le ho sparato non avevo idea che lavorasse per te. È stata fortuna. Chiusura torre orologio, autorizzazione. Batman. Davvero? Io miravo alla sua testa? Ci mancavi solo da romper cazzo, Joker. Oh, se solo avessi avuto una videocamera quando ho steso Barbara col mio charm. Il vecchio Jim ha dovuto accontentarsi delle foto. Lui continua ad apparire, no? Poker però è fantastico. Sì, poker sì. Ma perché Joker non si può scrivere? So solo che la sua vita passata ha quasi trasformato o è un auto corretto. Le tracce del blindato no, mi condurranno a Barbara. Non perché posso usare lo scanner della Batmobile per capire se fosse una parola bannata pure Joker. Sì, 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 sì. È un più che se lo stai immaginando è una. Beh sì, se lo stai immaginando, però è un come si chiama? Una percezione sua. Che non può. Albert, voglio il nome del cavaliere di Arkham. Evitare. Anch'io, signorino Bruce. Presumo abbia scelto quel titolo per un motivo. Da dove suggerisci inizio? Oddio, sta missione con queste cose era una rottura dei coglioni. Sul file di ogni detenuto che è stato rilasciato dopo la morte di Hugo Strange. E
Alfred. Sapevano di Barbara. Viva i protocolli di sicurezza della Valcavera. Perché sono arrivato con abbassare la guardia. Questa cosa che rileva i pneumatici, mamma mia, non ci crede manco un minuto proprio. Batman o Oracle, ora ti importa chi sono, devi solo trovarmi. No, se te pio. E c'è un esercito. Dai, consigliate una pizza a nonne, però io ho detto sono la mia, dite la vostra. Così sta via. Le mine. Alfred. La milizia ha schierato un dispositivo. Ha scavato a fondo nella strada. Sì, lo vedo. Dispiegano dispositivi simili in tutta la città. Indago subito. Ah, ci posso avvicinare? Mazza, per la ruota in camion. Questo qua è rimasto prima per... Sì, perché c'è stato l'antifurto, capito? È una bomba, Alfred. Per non farti ficca sotto corazzato. La gente. Tu quando gli vai addosso automaticamente lo schizzi, lo fa schizza via. Comodoro, mozzarella, salsiccia, piccante, cipolla e gorgonzola. Senza gorgonzola forse è meglio. Concluso l'hacking, ne esporrò il nucleo e la disinnescherò con... Io sono proprio banale, l'ho detto Margherita. Bene, sir. Però l'avviso che la milizia ha già schierato un plotone di blindati a controllo remoto per fermarla. Ma non so il contesto, non so se stai in una pizzeria, se te la stai a mangiare perché alzi tu. Quindi vado sul sicuro io. Sir, il caricamento del virus ha reso instabile il dispositivo. Se si allontana troppo e perde la connessione, raderà solo tutto il raggio di 10 isolati. Sta ecco. Cercando di disinnescare il dispositivo come previsto. Abbiamo dispiegato il codice come richiesto. Sergente, arriviamo con le bombe. Che munizioni portugali. Concordo, lo schioderò sul posto. Ma perché hai fatto così? Maledetta Rocksteady, perché... Ma la di faciba per forza sta cazzo del Batmobile. Ma fammi dici da me che se la voglio via, se non la voglio via. Pizzeria. Ah, allora sì, allora. Io rimango della mia idea. Banale. In pizzeria. Poi magari la seconda Batman cambio. Ma la prima però. Queste macchine sono impagabili. Non si fermano mai, al contrario di te. Comunque, non capite una ciolla. Avo point tutto. Dimmi. Sì, perché è troppo, capito? Troppo. Anzi, all'inizio. Ma dopo. Quando l'hai fatta 40, 57 volte. È tutto qui. Il ricello elettrico potrei causare un... Questa è tutta la tua magia, Saruman. Mamma mia, io sono... Ah, poi ci stanno in tutta la città. Qualcosa me lo tocca fare offline, perché se no non li livelli bene qua. Qualcosa me lo tocca fare. Se farà. Anche se mo offline c'ho dei bei giochi da giocare. Sir, l'avviso è stato trasmesso pubblicamente. Immagino che il cavaliere di Arkham voglia scoraggiare interventi esterni. Andate via! Oddio, che cosa fa? Che sta facendo? Ci segue! Spari con un cannone da 16 mm e una macchina, non è bello, eh. Per loro. Alfred, la pista del cavaliere porta a Miagani Island. Abbassa il Mercy Bridge. Non posso, sir. Siamo chiusi fuori. Devono essersi collegati al sistema di controllo dei trasporti. Trovami il loro punto d'accesso. Bene. Analizzando il traffico di rete si direbbe tutto reindirizzato verso... Ha capito perché gli serviva allora è Oracle, perché sennò solo Warfred, hai capito? Ci vado a piedi e acquisisco il punto d'accesso. Era un per cazzo, no? Ti contatterò quando potrai abbassare il ponte. Sia prudente, Miagani Island brulica dietro... Quando tornavo cuffia. Mi hai deluso per l'ultima volta, Alfred. Ascoltatemi, troviamo i punti, ma Batman troverà... Giusto, bella domanda questa. Devi portare Division, non ha sentito. Prima l'ha detto però, non mi ricordo se... Ha fatto come Sony, non ha detto la data, ha detto solo i contenuti.
Madonna, però quanto mi fa incazzare il doppio, perché graficamente è eccezionale. Attenzione, pullula dei miliziani del cavaliere di Arkham. Devo neutralizzarli e trovare la via d'accesso che usano per inserirsi. Che è questo? Wow, la Nando Buzzanca. Batman lo ha conciato male. Verifico i danni. Dove? L'abbiamo perso. Controlliamo i feriti. Intanto fra una mezz'oretta io ho finito. I proiettili di più, che venga pure. Non c'è niente da fare qui. Poi mi vado a vedere le prove di Formula 1. Non dite come sono andate a finire. Me le dovete indifferita. Pugnetteria. Bella sta cosa dei condotti che c'aveva al volo. Mi piace tantissimo. Vediamo come sta. Faccio si muove qualcosa. Là non c'è niente. Oh, ma mi sta rompendo per cazzo veramente dove? Fagli sto suplex. Guarda che capriola, che tamarro gigante. Ancora, quanti cazzo siete? No. Bastardo maledetto. Tu muori qui e la tua leggenda muore con te. Peppere peppe. Vedi, a me non mi piaceva quella parte lì, quella, quel girocollo che c'aveva. Perché gli hanno fatto quel girocollo? Non si sa. No, ma mi hanno sgamato e poi, capito, ho cavalcato l'onda, ho improvvisato. Sono un improvvisatore io. Stazione pullula dei miliziani del cavaliere di Arkham. Devo neutralizzarli e trovare la via d'accesso che usano per inserirsi nella rete dei trasporti. Bene, ci sarà utile. Credi che verrà? So che verrà. No, non è vero, non è vero, non so così, non so così a pressa pugista, però non sempre mi riesce. Soprattutto quando le giornate così in cui sono un po' distratto. Ecco, vedi. Io pure. Usa i fumogeni per scappare, quel bastardo ha tutto. Certo, c'ho pure gli sganassoni, li vuoi due? Ma perché ti fa capriola? Batti, non dai una saraccata in bocca, no? No, mi fa capriola. Ma guarda che... Ma perché hai fatto sta cosa? Io volevo prendere quello che stava là in fondo, vabbè. Mannaggia il puttana. Ammazzatemi, avete rotto il cazzo, dai. Rifacciamola bene. PD, PD, tutti. Muori, sapendo che io li farò soffrire. Tutti quanti. Vedi lui che bello quei tubi in rame. Sembra una cazzarola di quelle che si appiccano al muro per... Che si appendono al muro. Beh, cazzarola non è italianissimo, poi tra l'altro. Una pentola, una casseruola. Quella della volta. La stazione pullula dei miliziani del cavaliere. Pullula la stazione. Devo neutralizzarli e trovare la bella poi tra l'altro, che usano per stile Liberty nella rete dei trasporti. Santa roba. Bene, ci sarà utile. Porca mignota. So che verrà. Il cavaliere di Arkham ha rapito un suo amico. Stereotaggendo. Non ci coglierà la sprovvista. Sarà meglio di no. Comunque sta bene in mente se non sarà troppo lungo il gameplay di Arkham Knight. Io una mezza idea di fare pure il DLC di Batwoman e Batgirl, Bat come cazzo te pare. Ce l'ho. Lo vediamo. Tanto quello dovrebbe durare meno di tutti gli altri. Lo vediamo però, non assicuro nulla.
è multi capo d'errore e poi mi spari, eh. Non mi è uscito bomba, te lo ficco in gola. Il sartino mi sembra il gatto quando si mette paura, che fa il sartino. Bellissimo. Piattaforma numero 1. La storia di Arkham Knight è la più lunga. Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Oh, sto qua, ti vedo, dimmi. Non mi fa sempre gli avvisi. Scrivimi direttamente. Perché mi dai un senso di suspense dopo troppo incredibile. Ciao, vedi. Si lo strunze. No, scherzo, per carità. È colpa mia, però sono rimasto troppo fermo da una parte. Dimmi, no, scherzi a parte. Dimmela, dimmela. Se siamo lì. L'ho perso! Cerchiamo! Ah, ok. Vediamo che è successo. Concordo. Quindi non è una roba per me. Non è una frase che mi interessa a me. Io non c'ho né poteri né poteri. Guarda, viene subito da qua. Andrà tutto bene. Shhh, come no? Mo' mi mettiamo pure il lenzuolo alle finestre. Oddio, no. Sono qui, a stronzo. Visto, si può fare. Eh sì, questo. Grandissimo. Grandissimo capolavoro. Capolavoro no. Gli uomini del cavaliere di Arkham sono sistemati. Posso usare il loro terminale per abbassare i ponti. No. Capolavoro The Legacy. Per esempio. Sempre loro, eh. Rieccolo. Giovanni La Fontaine. Non è il lavoro di Barbara? Oh già, mi divertivo così tanto che mi sono scordato. Non crederai mica che. Fai ridere come uno di Zelig, Giovanni. Ho fatto un complimento proprio da quelli. Anzi, come uno di Colorado, che è ancora meglio. Come si chiama l'altro? Alfred, a sud di nessun nord. Ho riattivato i comandi del ponte. Sono nemici, sì, ma siccome lui, sto capito? C'è sto gas, sto sangue infetto che lo sta a far sbroccare, quindi lo vede come poi realmente è la sua metà anarchica. Enigma, contattami quando sei pronto con il ponte. Non è... È quello che lui pensa che direbbe, capito? Come te posso dire? Riacco questo. Anvedio! Direi proprio di no, visto che sono tre giochi che scassi il cazzo, enigmista. È perché non puoi competere con Edward Rimmer, ma l'enigmista, nonché il tuo dominatore intellettuale. Credevi che avrei dimenticato il nostro ultimo incontro, ma mi hai umiliato. So che questa volta ti batterai, è assolutamente impossibile. Non puoi farcela, ho già vinto. Irriderò i tuoi tentativi di risolvere i miei enigmi. Ergerò vittorioso sul tuo cadavere insanguinato. E mentre la luce fioca. Lui è stato talmente intelligente che ha fatto pure gli enigmi comprendenti la Batmobile, i gadget. Si è studiato i gadget e ha fatto gli enigmi. Porello. Spero di no, Luca. Spero che non succeda mai. Meglio enigma. Mamma mia. Pesante, eh. Poi qua io veramente non l'ho mai finito, me lo faccio sto outing. Ah sì, li ho finiti dopo grande fatica. Ah sai, non me l'ho finiti. Qua ho detto vaffanculo. A Origins già ho detto ma vaffa. Però non l'ho finito uguale. Qua proprio no, ho detto no, non è possibile. Vabbè. Mancava il moscone, no? Lo so, ma il vero finale ce lo mettiamo un saccoccia. Lo finiamo come viene, viene, dai. No, offline non mi ce me rimetto a farli, cioè veramente non posso, su 7 miliardi, oh. Non so quanti sono.
No, non ne no, come quella sera no, quella sera mi sono veramente cagato sotto. No, è semplicemente un moscone, stavo a vedere. Che cazzo è entrato questo? Ed era un pipistrello gigante. Te lo dico io, hai visto Batman? Sai, l'uomo pipistrello. Però sembrava davvero un pipistrello. Ehi, Batman, quello sono, dai, un altro 10 minuti. I limoni. Che sono i limoni? Ah. Ok, un indovinello, gente. Come lo chiamate uno che fa fuori Batman? Non so. È Batman. Mamma mia, botte che gli do a questo. Dove non arrivano le mani proprio. Gli ho rotto veramente il posteriore. Qua la transizione è più gentile però dall'interno all'esterno, eh. Si vede che su un video Cartman sembra quello di South Park. È uguale uguale. Lui, oh. Fatevi un cristallo e io torno a casa. L'abbiamo visto o non è? È uguale, oh. Ovviamente queste sono tutte elettrification. Batman, è meglio che sia tu e che abbia anche una scusa pronta. Non ti muovere. Stai bene? Benissimo. Stavo meglio prima. Quale ragazza non sogna di fare da esca per il suo prode cavaliere oscuro? Ce ne andiamo. Beh, tu forse, ma io no. Ah, entrambi i concorrenti sono qui, finalmente. Stasera, gente, avremo enigmi a bizzeffe. Enigmi. Ma prima devo presentare i miei splendidi assistenti. Ah, sono stufo di dipendere da quelle poche e pessime larve che riesco a scrostare dall'agghiacciante e desolato ventre molle di Gotham. Ah, qua ci stanno pure di mappa, mi ricordo. Quando puoi postulare, pianificare, progettare e produrre tutto da solo. Da solo. Che figata sta roba, questa è veramente una tanta roba, raga. C'ha dei picchi di efficaggine sto gioco assurdi, no? Con dei picchi di stronzaggine che non si battono. Guarda che roba, va. Insieme avete. E poi gli fai il team up. Per sopravvivere, goditela finché dura, cavaliere. Ho il servo per te qualcosa di più di una rissa. È figo, sì, sti robottini fanno veramente morire. Amon, bonsoir. Sono sicuro. Benvenuto, bentornato. Ma stanotte non sarà. Bell'uomo visto. Questo. Vedi, Batman, tanta roba. Questo vedi? Infido felino inferocito. Che dici? Ah! Stavo in forma pure oggi, io mo fra un po' chiudo però. Facciamo, se Luca se... Ah, lo staffa salva, bravo, tu che sei bravo. O nonne, non lo so, uno dei due. Tutto a posto, appena tornato a casa, grandissimo. Se tutte le chiavi raccogli, il collare le togli. Hai fatto bene? Ma scherzi. Ma scherzi. Sadi, se Luca Dancer vuole online, gli facciamo pure il ride, così. Allo scalo ferroviario di Coldron. La prima prova ti attende. Gli portiamo un po' di caciara. Come stai? Ieri sera stai proprio... Tornerò a prenderti. Resta qui. Ho addosso una bomba. Stai proprio in formissima. Certo che resto qui. Va a prendere le chiavi. E allora comincia a chittare, Luke. Non farmi aspettare. Sto bello bello. Sir, ho ripreso ottimo il controllo dei ponti. Ottimo lavoro. Ti contatterò quando sarò in posizione sul Mercy Bridge. Eccolo, Eric Cartman. Figli di Sultana. Beh, Batman, vecchio mio, questo sì che è un bel dilemma, non trovi? Guarda, ti faccio vedere, Amon, aspetta, aspetta, se lo ritrovo. Dove cazzo stava quella roba all'amo? Eccolo. Guarda qua. Svetti sulla classifica mia degli amici di Steam. Guarda che roba. Rapire, oppure l'amica incompetente che si è fatta rapire. Io questo su Steam non l'ho mai toccato, l'avevo giocato su PlayStation. Sono sicuro che sia andato molto a me mi ha fatto piacere invece.
Lo so che l'espo, me lo immagino, poi, ho visto tutti. Vale, io così l'ho fatto a Origins. L'ho già uccisa io. E a City, l'ho spawnati proprio. Questo meno, perché l'ho giocato solo su PlayStation, era arrivato proprio stanco alla fine. Con tutti sti cazzo da carri armati. Perché sennò niente da dire. Qualcosa sì, ma. Via. Devo Falcon andare Crest. Di nuovo sul ponte per portare la Batmobile su Miyagani Island. Vabbè, ma scimo da qua però. Devo andare sul ponte per Vicky Vale Show, guarda, c'è proprio il cartellone. Stavo facendo pure le missioni speciali. Ah, ok. Ma pure DLC te sei giocato? Cazzo Woman, cappuccio rotto. Sì, è questo, è questo. È questo, è questo. Qua c'è sta sia Nightwing, Robin, Catwoman, Batwoman. Ammazza, tutto ti sei fatto. Io grasso che culo se farò Batgirl qua, con la G alla Barbara, perché mi piace il personaggio. Tanto mica scappa, ce l'ho qua. Dove cazzo sta la Sbrat mobile? Devo andare di nuovo sul ponte per portare la Batmobile su Miyagani Island. Ho capito, se mi fai vedere la mappa. Oh. Donde stas nel zapateria? Alzate il cammino, sì, eccola qua. Perché non la vedevo? Non lo vedo, perché? Fammelo rimettere. Grandissimo, ha fatto tutto. Beh, ma quando un gioco te pia, te pia. C'è poco da fare. Che... Perché non me lo segni? Ah, cazzo. Devo fare tutta sta caciara. Portacci tua. Oddio. Oh, io sarto, Sarba, che te posso fare? Tacci tua, oh. Oddio. Non è il primo, non sarà l'ultimo dei jump scare che mi pio io. Sì, capirai. Ce ne sta una pletora. Quando giocavo Alien era uno 3000 a sera. Non me l'aspettavo proprio. Ci do, fatto venire. Su Alan Wake 2, sì. Come no. Vedo fa prima una serie di camomille endovena. Ci do. Oh. Il Man Bat pure ci sta. Che cazzo se lo ricordava? Ecco dove là, tieni, mortacci tua. No, no, non lo seguo, mo. Facciamo da fare noi. Tanto dopo se lo fa lo stesso. Oi, oi, oi. Che gaglioffo. Mi pareva strano che il nipote di Francis Ford Coppola non faceva la clip. Grandissimo, nonne. Degno erede di Magno Stream. A parte poi c'ho pure Shadow che gli dà. Quello di ieri pure faceva ride. Pure quello di Salva, me lo sono rivisto Salva, quello del sarto, mi hai fatto sgarà. C'è passo appena appena. Alfred, sono sul ponte. Un attimo, sir. Devo avvertirla che c'è una considerevole presenza di miliziani più avanti. E apri. Ricevuto. Sono riuscito ad accedere ai file ai quali Miss Gordon stava lavorando prima di essere rapita. Avrebbe trovato il punto debole dei droni, sir. Un colpo diretto con il cannone Vulcan contro i sensori dovrebbe distruggerli in un colpo solo. Oh, che fai? Sergente, stanno passando il passo bridge. Arriva. Droni Mamba Online e Cucchiaggia. Testata con carica in guardia. Ah, che bocca. Guarda i gocci, oh. Dove sta, scusa? Dove deve andare? Ah, di qua. Perché mi indica di qua? Aspetta che io non sentendo. Ah. Devo rimettere tracce. Giusto, giusto, sono... È stata colpa del jumpscare che mi sono cagato sotto. Mi sono scordato che stavo a fare.
me lo devo rivedere pure io, perché Sgaro quel nome me auto prendo per culo poi dopo. Come no, tu sei cominciato. Drone colpito. Ah, quando spari col cannone così alla folla fa. Non fa il mitra. Ecco. Alle persone gli spari con i proiettili di gomma. Vedi? Che rimarrà, cioè guarda che roba. Rimane paralitico a vita, però non muore. Sì, benissimo. Graficamente poi, capito? Non sto a spingere proprio alla stragrande. Quando tu allarghi il mantello e schizza l'acqua dal mantello, che già di per sé c'ha quell'effetto lattice, pelle, tettuccio della macchina, bellissimo. Batman è qui. Il mio problema grosso è sto continuo di queste battaglie qua. Questa a me è una cosa che mi ha fatto un po', un po' stancato. Che se no. Eppure il fatto che ho sgamato chi era l'Arkham Knight dopo poco. Ma quella è colpa mia, però. Forse. Oddio, mi è venuto il naso. Dovrei connettermi a breve, sir. Ah, ok, devo fare sta roba. Facciamo questa, poi dopo. Il mostro! Attacco, signore! Andiamo. Batman ha liquidato un Rattler. È troppo lontano, sir. Faranno esplodere. Eh sì. Parecchiamente, direi. Questo poi, considerando quanto è poco considerato, l'ho pagato pochissimo su Steam. Ho pagato una promozione, costava 6€, 5€, ma qualche tempo fa già. Ce l'ho tutti e quattro su Steam. E in più ce l'ho sulle console, tranne l'Origin, che c'è solo su Steam. Quanti cazzo ne devo ammazzare? 72. Non finché non ho finito di disarmare la bomba. Vedi, queste cose durano veramente un boato, le bombe, no? Drone mamma danneggiato. Più me le fai cibare pure durante le missioni. Te saluto. Certo, quando lanci i razzi e crepano è una goduria. E basta. Ah, le volette vedere. Io c'ho ancora la custodia della versione 360 di Arkham City. Ce l'ho da là. Quello sì, beh, quello all'epoca mi fece proprio impazzire. La roba. Ma a me mi piace. I miei preferiti sono Asylum e Origins. Congratulazioni, sir. Quelle parti della macchina un po' annoiano, eh sì, perché te le fa mandare giù a forza, capito? Te le fa mettere, te le fa per forza. Troppo. Tutto qua. Perché sennò. Per me sarebbe stato. È un capitolo bellissimo. La città è bella. La mappa della città è una delle più bella, se può dire senza ombra di dubbio. Perché essendo più recente non c'è bisogno di. Certi artifici che c'avevano quello precedente, no? Il veicolo del cavaliere è uscito di strada poco più. Però insomma, io... Il tuo lungo regno di paura. Porca miseria. Altri tempi proprio. Cioè sembra il rinascimento videoludico, quello era. Il periodo del rinascimento, di arte estrema. Mo sta un po' in remissione invece, purtroppo. Sì, sono d'accordo con te, Amon. D'accordissimo. Ma proprio alla grande. No, assolutamente no. Purtroppo no. L'auto è vuota. Il cavaliere di Arkham deve aver portato Oracle altrove. Avrà lasciato qualche traccia. Devo esaminare il veicolo più da vicino. Ah sì, entriamoci dentro. Questa è la prima indagine che fai. Vedi, devi fare la brain dance. L'Xbox faceva... Sì, come no. Porca miseria. Ha sbandato in una strada. Io sull'Xbox ci ho avuto un periodo veramente bello. Ho conosciuto un sacco di persone con cui ho avuto rapporti per anni. E ancora ce ne ho un paio di loro. Grande console, grandi giochi. Altri tempi proprio.
A Gears mi ricordo ci sfondavamo tutte le sere, pomeriggio e sera, era proprio una roba. Come si chiama? Una roba rituale quasi. Mamma mia, il primo specialmente, il secondo è quello che mi è piaciuto di meno. Il terzo ci ho giocato un sacco, però da solo. Perché ora Cole probabilmente era sul sedile del passeggero e ha provocato l'incidente. Che poi ti ricordi com'era il primo Gears? Tu entravi nelle stanze, ti dovevi salutare per forza, perché non c'erano i party, non c'erano i gruppi, non c'erano le chat private, non c'era Discord. Tu entravi e chi ci stava? C'era il microfono? Dicevi buonasera, ciao. E la conoscevi. Te rincontravi. Era più aggregante. È finita sta cosa da quando hanno creato i party. Ha inventato i party Xbox. È finita sta cosa. Grande peccato, tra l'altro. Ah, il LAN, pensa un po'. Lo so. Esamina il sedile, che cazzo. È il primo uscito dappertutto, sì. Io beh, c'ho l'esperienza tramite Xbox, quindi non. PC all'epoca in moda ce l'avevo, ma non era potente per giocare. La porta è stata divalta nello schianto. Mm-hmm. Se riuscissi a ritrovarla potrei ricostruire esattamente l'accaduto. Beh, da lui riesce a vedere dove cazzo è andata a finire la porta. Io comprai un HP con vista per giocare a Halo 2. Il mio primo PC è stato. Il secondo PC è stato un HP. Color carta da zucchero. Mamma mia, che incubo! Però è stato uno dei primi che mi sono comprato quei soldi. Il primo che mi sono comprato quei soldi miei. Bello, bello, bello. Quanto l'ho sfruttato bene quel PC. Però era color carta da zucchero. Era cromato. Ma prima li facevano sti cosi, Prima li facevano ste cose. Sti colori particolari. Col tubo catodico, vamo. Col mitico tubo catodico. Io vista l'ho disinstallato subito, però. Avevo rimesso quell'altro dopo. XP. Divelta di Netto e Cardini. La portiera si è aperta prima di me. Oracle è uscita. Devo esaminare la ricostruzione. Localizzare dove è atterrata. Ah, ok, per quello. Sì, ma prima gioca per PC era un dramma, Mo un po' porco cane schiaffi un pad qualsiasi e giochi. Prima ci voleva, capito, veramente l'ira di Dio per giocare. Altri tempi proprio. Ma scusa, non è schizzare questo. Dimmi. Quello dell'altro giorno mi sono scordato di cercarlo, quello che dicevi, Stealth. Che non era Prototype. Prototype pure ci ho giocato un sacco. Ma era questo tipo che si infiltrava. No, questo l'ho fatto già, perché mi stai a fare questo? È il luogo di atterraggio, devi identificare. E potevi usare l'armatura biologica con poteri ESP. Ti beccava una specie di simbionte. Ma non era Infamous? Andiamo a bruciargli la casa! Non era Infamous? Oh, Ranzik, buonasera! Guarda, stavo in super chiusura, mannaggia! Stavo a finire sta roba! Che poi volevo dire? Prendevi roba da terra? Ciao Shadow! Ma figurate! Ci mancherebbe altro. Oracle abbandonato. Ah no, su PC era. Cretino! Non era Infamous. Porco cane, non me lo ricordo, ci credi? Perché poi se era su PC magari non l'ho manco visto mai in vita mia. Come che si dice, Ranziccone? Oggi? Stai tranquillo? Shadow, invece te, che si dice da quelle parti? Qualcuno le ha sparate. Grazie nonne, meno male che c'è state. Mi scordo io. Salva, non so se c'è sta ancora.
Non mi ricordo, Amon, ci dovrei pensare. Sono tornato a 2 giorni di matrimonio in Toscana. Ah, madonna, chi si sta sposando? Kate Middleton. Auguri, congratulations. Che fa caldo. Ah, qua invece stava pure oggi, però sta riannuvola. Per fortuna. Per esempio, questa cosa dura tantissimo. Sta roba dell'investigazione. Veramente... pretestuosa. Il calibro dell'arma corrisponde a quella del cavaliere di Arkham. La traiettoria e la velocità d'impatto indicano che chi ha sparato è alto quanto lui. Sì, penso che fosse un invitato, però. Mancarlo. Un colpo d'avvertimento. Fermati. Quell'ordine. Ok. Non sto scherzando. Avevo capito più o meno. Beh, la Toscana vale sempre la pena, no? Certi matrimoni, quando ti arriva, come diceva Battista, quando ti arriva l'invito per matrimonio, ci vorresti trovare un traccia dentro. Oracle però sapeva di non poter fuggire. Perché ha causato l'incidente? Deve aver lasciato un indizio. Già, ma che cosa? Ti sei perso un jump scare, Shadow. Già l'hanno fatta la clip, ma va bene. Già te sei perso un jump scare. Già grippato però. No, dov'è? Qua. Porca mignotta. Che ha fatto cascare qualche cosa? Sparire. La devo guardare bene. Che? No. Ah, non mi meni, Bokuto. Vieni con me. Te la farò vedere. Beh, comunque a parte tutto, anzi che stai a riposo, quindi va bene così. Credo di aver capito, spero. Oh, non so dove cazzo da guardare, ci credi? Sono 6:05. Volevo chiudere con quest'ultima cosa. Oh, niente. Poi mi ha grippato il cervello, amano questo gioco. Stile prototype. Ma che non era prototype. Sì, di riposo. Ah, meno male, va. Meno male. Trova l'indizio tracciato da Oracle mentre fuggiva. A meno che non è qua, più indietro. Ah, lo lasciasti qua. Quando cazzo l'hai tirato? Sì, abbiamo beccato. Era in terza persona. Tagliavi a metà le persone lanciando ste cose. È come Ubi, come si, sì, come Ubi. Buonasera Ubi, grazie dei bit. Grazie mille. Che dici? Stiamo andando a fare un raidone, mo fra poco, non ve ne andate. Ciao! Ciao, stavo a chiudere. Lo sto ancora cercando, se mi ricordo te lo dico. Cavo, come andiamo? Capito? Così da localizzare il cavaliere di Chi hai capito? La signorina Gordon era. Ah, non ve ne andate perché. Vedrò cosa posso fare, ma credo che mi ci vorrà un po'. Che stavi a fare, Ed Fall? Okay, hey, Muffin. Quando sei pronto. Alfred, aggiornami sui ricercatori. Sì, perché io lo sai, sto sempre... Istante, sir. Arrivo io e te mando... No. Che mi mandi via te? Dark, un dead nel titolo. Darkness! In fiamme, sir. Ma quello era in prima persona, però. The Darkness. Un soggetto amico o nemico. Red Fall che si è rivelato molto più brutto e lungo. Burre Alice, allora. Pare che sia doloso, sir. L'elettricità è stata tagliata. No. Disattivando il sistema. È perché lui c'aveva. Infatti, quella in prima persona era. Fear. No, Fear in prima persona. Questo tipo giapponese. Ah, ma è giapponese, è uscito che era giapponese, non me l'avevi detto. Non me lo ricordo. Non me lo ricordo assolutamente. Meno di un minuto fa. Ok, quindi potevo uscire. Era fatto da una casa importante, la Toyota. No, non me lo ricordo. Ci devo pensare un po', ci devo pensare.
Mo mi hai messo il trip. Fatemi vedere se il nostro amico da Raidar è online. Perché sennò veramente gli... andiamo a bruciargli la casa, eh. No, ma dove sta? Pardon, che... mi hai dato un mucchio di informazioni false. È offline, Luca. Luca, ci sei? È tutto qui. Esatto. Questa è tutta la tua magia, Saruman. Se no andiamo a fare un'altra persona. Oh, non ci stai? Se, mica è obbligatorio, eh. Se ci stai, se no vado da un altro. Ah, ok. Sì, stavo a fare SEO. Allora, guardate dove andiamo, va. Andiamo qua. Come non valido? Ah, col trattino finale, mannaggia la puttana. Vediamo se faccio bene. È lui o non è lui? Aspetta che non mi ricordo mai. Sto talmente tanto tempo che non rifaccio i raid che non mi ricordo manco come cazzo si fa il comando. Che ce devo mettere senza slash? Help me. Ah, bravo, scusa, salva. Lo slash andava sul raid. Beh, certo, sono un cretino. Oh, dai, andiamo a fare, che non ci sono andato mai. Ho sempre detto... Luca, sarà per la prossima volta, dai. Cretino! Ci vediamo stasera alle 21 con Dark Souls. Chi c'ha voglia, deve... stasera purtroppo ci andiamo a fare la culla del caos. Quindi sarà una serata un po' del caos. Ma di che? Mi dispiace per te che non ti sei ciucciato il mio ride. Grazie per la compagnia, Amon. Se mi dai qualche dettaglio, poi dopo. Cioè, cerco di ricordarmi questa cosa. La culla del caos, Shadow Rock. Vediamo se ci riusciamo a arrivare. Buona serata. Ci vediamo alle 21 con chi ci sarà. Chi non ci sarà, buona serata in solitaria o in compagnia. Pronto, parlo col servizio per colibri da strade? Vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Max. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love. Ma 9...